Buongiorno e bentornati sul mio canale. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi perché quasi ogni giorno prepariamo qualche intruglietto di questi e vi assicuro che quello di oggi è fenomenale. Oggi prepariamo niente po' di meno e che gli arancini di riso. Non vi faccio vedere adesso tutto il procedimento perché è lunghissimo, vi passerà la voglia sicuramente, ma ogni secondo che passate per farli ne valsa la pena finale per gustarvi queste piccole pepite d'oro massiccio di bontà. Perché che le chiamate supplì, arancini, arancine, come cavolo vi pare, la cosa su cui non si discute è che sono la cosa più buona del mondo. Come li preparo io? Risotto, ragù, mozzarella. Punto. Poi possiamo aggiungere il sugo, li possiamo fare col riso allo zafferano e parmigiano, li possiamo fare semplici con il risotto, il prosciutto cotto, li possiamo fare con il sugo, con i piselli, li potete fare come volete. Questa diciamo che è più o meno la ricetta classica dell'arancino al ragù. Per non sporcarmi troppo le mani, perché è una cosa che odio quando faccio quando faccio gli arancini, perché il riso si appiccica dappertutto, mi sono ingegnato con una palletta di Matteo, quelle dei supermercati, praticamente quelle dei distributori di palline, che per giunta vengono tutti uguali, quindi in cottura saranno tutti perfettamente uguali, avranno tutti lo stesso tempo di cottura. Partiamo ovviamente da una base di ingredienti tutti già cotti, quindi l'unica cosa che deve fare quando cuoce è quella di dorare praticamente tutta la parte intorno e sciogliere il formaggio all'interno e poi l'arancino è pronto. Allora procediamo veloci. Ovviamente se la ricetta vi piace lasciate un like e spuntate la campanella se vi piace questa tipologia di video e volete vederne altre, ma non sapete quando, se e come le caricherò, li caricherò e quindi con la campanella spuntata vi arriverà una ping notifica che vi avviserà che è online una nuova ricetta o un nuovo video. Allora, con un cucchiaio prendiamo un po' di riso che abbiamo fatto raffreddare. Lo schiacciamo bene bene all'interno della nostra pallina. Vedete com'è appiccicoso? Sulle mani è fastidiosissimo. Noi lo schiacciamo ben bene. Cerchiamo di far arrivare il riso sul bordo. Adesso vi avvicino. Quindi ok, facciamo arrivare il riso bello qui sui bordi, se ce ne serve un altro po' ce lo mettiamo, ok, tanto tutto l'eccesso dopo andrà via. Prendiamo il nostro bel ragù, un bel cucchiaino del nostro bel ragù e lo tuffiamo all'interno della nostra pallina, così. Prendiamo mezza ciliegina, perché io ho fatto la versione quella piccolina e non mi piacciono troppo grandi, una mezza ciliegina, ci rimettiamo dentro ragù, la chiudiamo bene e adesso questo lo poggiamo qui. Sull'altro lato della pallina andiamo a mettere altro riso e lo schiacciamo bene bene, così. Ora qui ne metteremo un po' più del bordo perché deve andare a creare, praticamente a schiacciarsi con la seconda parte della pallina, così. Schiacciamo bene 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 benissimo. Tutto l'eccesso verrà via. Schiacciamo super bene, ma proprio bene 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 bene.
E poi, come per magia, eccolo! Ecco qua il nostro bell'arancino tondo tondo. Diamogli una bella sistemata. E la nostra prima palletta è pronta. Ta-da! Perfetto. E adesso lo poggiamo su una teglia ricoperta di carta forno perché poi andrà a riposare in frigorifero per almeno 2 ore. E intanto noi facciamo il resto. Se non avete queste palline, chi se ne frega, insomma, appallottolatele a mano. Ecco qua. Questo è il riso che è avanzato, cioè nulla. Sono uscite, adesso vi faccio vedere, però mi devo lavare un attimo le mani. I nostri pomi della discordia, eccoli qua. Wow, fantastici! Sono fantastici! E sfido chiunque a dirmi di no. O sfido chiunque li fa sempre a dirmi: ma che hai combinato? Perché potrebbe essere. Magari non è il procedimento proprio quello classico, classico. Io, per esempio, lo zafferano qui non ce lo metto. Guardateli, ma che belli! Guardate, ta-da! Adesso li mettiamo in frigo 2-3 ore e poi ci rivediamo per la pastella. Eccoli le nostre bombe! Eccole belle raffreddate, rapprese. Adesso non le ammazza neanche un camion. Se le lanciamo per terra rimbalzano. Prepariamo la pastella, paniamole con il pan grattato e poi a friggere. Allora, ci occorrono un piatto per la pastella e un contenitore o un altro piatto per il pan grattato. Farina, acqua, ci siamo, pan grattato. E adesso andiamo a prendere le nostre belle palline di riso, le facciamo fare un bagnetto nella pastella, una tuffatina nel pan grattato. Diamogli una schiacciatina, così sistemiamo bene la forma. Ok. Due. Bellissimi! Sono fantastici. Adesso, mentre metto a bollire in una pentolina tanto tanto olio, perché devono essere totalmente immersi quando li andiamo a friggere, questi li rimetto in frigorifero. Direi che l'olio sembra pronto. Andiamo a tuffare i nostri arancini. Io ne prendo uno facendomi così. Ne prendo uno aiutandomi con un cucchiaio di legno per non fargli fare il tuffo proprio nell'olio e lo immergo. E uno e ce ne mettiamo due. Prendiamo l'altro e piano piano immerso. Ok, non ne metto troppi insieme perché poi mi è difficoltoso girarli o comunque è scomodo, magari si toccano e si rompe la panatura. Però oggi a maggior ragione perché c'è lo chef. E con lo chef le sorprese non finiscono qui.
meno gamberi, che se non c'ha gamberi, dei sapori di gamberi. Ma certo, la specialità c'è in stanno in persona. Ma questo è un pesce di romanzo. Che le prime portate sono dopo un'ora e poi i secondi iniziano i primi, praticamente. Mi stanno lamentando perché i secondi sono usciti troppo attaccati ai primi e non schermo. I gamberi sono crudi dentro e anche dentro. Vero. Ha fatto la mamma due cose, la carta preciosa, ha fatto i figli ciechi, e che hanno provato? Eccoli qua. E adesso ditemi che non sono la cosa più bella che avete visto. Dai, siamo appena usciti da una rosticceria, non ci possiamo proprio lamentare. Eccoli qua. Raga, mettete un like per favore se la ricetta vi è piaciuta. Provatela e fatemi sapere poi come vi è venuta, ok? Ora ce li pappiamo. Ciao!